questo video condividerò con te i bazar, i negozi, i ristoranti che mi piacciono di più a Sharm Vecchia. Una tappa assolutamente da visitare se sei in vacanza a Sharm El Sheikh. Qui puoi trovare una moltitudine di negozietti dove comprare souvenir, ottimi ristoranti dove avere una tipica cena orientale e moltissimi altri negozi di oli, di profumi, di shisha, kalyan. Essendo questa però una delle zone più turistiche di Sharm, è importante sapere come comportarsi per evitare noie e fregature e saper scegliere i negozi e i ristoranti giusti dove potrete passare un'ottima serata. E anche se non ti interessa fare shopping o mangiare fuori, Sharm Vecchia merita una visita grazie alla bellissima moschea di Sahaba. La sua costruzione è stata terminata di recente e al di fuori degli orari della preghiera essa si può visitare. L'ingresso alla moschea è gratuito, diffidate da chi vi dice altro. Io personalmente consiglio di venire a Sharm Vecchia al tramonto, così da vedere la moschea illuminata dalla luce del sole che scende e poi quando cala la sera perdersi fra i negozietti di souvenir. Adesso ci allontaneremo da questo bellissimo piazzale in cui è situata la moschea per avventurarci nelle viuzze di Sharm Vecchia. Quindi guardando la moschea, se andiamo a destra, un po' più economici, e poi vi imbatterete in questa piazza bellissima dove ci sono anche qui negozietti, ma soprattutto questo bar sulla montagna che è molto molto romantico, soprattutto al tramonto. La sera ci sono tipo terrazze private dove potete stare col vostro compagno o compagna. L'unica cosa, mi raccomando, contrattate qui perché il posto è molto carino ma anche molto molto turistico. Quindi chiedete di vedere il menu, se vi portano delle noccioline sul tavolino chiedete se sono gratuite o meno, siate un po' pignoli, ma il posto è davvero davvero carino. Tornando alla piazza principale raggiungeremo uno dei negozietti che fanno succhi più buoni a Sharm El Sheikh. Si chiama El Sheikh. In Egitto ci sono moltissimi tipi di succhi, non solo fatti con frutta ma anche con altre spezie particolari. In questo video io ad esempio berrò un sobia, che è un drink a base di una polvere molto buona, ma ci sono succhi di guava, succhi di mango, succo d'arancia. Provate l'asab, che è un drink tipico egiziano che molti non conoscono. Per saperne di più venite a trovarci sul sito, troverete il link nella descrizione. Accanto alla succheria c'è Nefertiti. Nefertiti vende oli e profumi, c'è un mercato immenso. Qui ci sono moltissime creme naturali, succhi di cumino di olio, concentrati di Cleopatra. Insomma, donne, se state guardando il video ne sapete più di me. In questo negozio c'è un'ampia scelta e il servizio è molto pulito e professionale. Adesso attraversiamo la piazza verso l'altro lato perché voglio farvi vedere uno dei locali che mi piacciono di più a Sharm. Se non siete nuovi al canale probabilmente l'avete già visto. Rayahen è una caffetteria, torrefazione, pasticceria, hanno di tutto e tutto ciò che fanno è ottimo. In più fanno degli altri dolcetti buonissimi, sempre artigianali, che sono pronti a essere portati a casa come souvenir, ve li impacchettano bene ed è il migliore nel suo genere a Sharm. Parlando di migliori, adesso vi faccio vedere il ristorante di carne più famoso a Sharm El Sheikh. Praticamente la gente che abita qua, il 90% mangiano dal masserin. Se volete kebab, kofta, provare la cucina tipica egiziana, orientale, a base di carne, qui ne hanno di tutto e di più. Hanno questa grande griglieria dove si può cuocere la carne sul fuoco alla brace. I prezzi sono competitivi, si può mangiare all'aperto, hanno delivery. E questo è il re della carne a Sharm El Sheikh. Prima di farvi vedere altri locali che mi piacciono, voglio condividere con voi un tip. I minareti, le torri della moschea sono visibili ovunque. Quindi non abbiate paura di perdervi a Sharm Vecchia. Basta alzare il nasino all'insù, cercare le torri della moschea e non vi perderete. Sharm Vecchia è tranquillissima. Questo Fish Market, uno dei ristoranti preferiti dalla comunità italiana. A Sharm El Sheikh e non solo, anche dagli egiziani. Qui prima, questa era una pescheria praticamente, vendevano pesce a portar via, se volevi te lo cucinavano anche lì per lì, e poi hanno aperto quest'altra sala, ristorante. Questo è uno dei ristoranti di pesce preferiti dalla comunità italiana, in quanto pare cucini con meno spezie rispetto ad altri. Il mio personale ristorante di pesce preferito a Sharm ve lo farò vedere fra qualche minuto, ma comunque questa è sicuramente un'ottima opzione, per questo ho voluto condividerla con voi. Ripassiamo accanto alla regina di Sharm Vecchia, alla moschea, per farvi vedere cose belle. Cose belle lo conosco da 15 anni, forse di più, da quando facevo l'animatore, ci portavo sempre i clienti perché ha ottimi prodotti, di qualità, sono molto molto belli. Dovete sempre contrattare ovviamente quando siete in Egitto, ma insomma la qualità è ottima.
Parlando di qualità, potete venirci a trovare al nostro negozio dove abbiamo souvenir solo fatti a mano in Egitto da artigiani e artisti locali, tutto fatto a mano. Se volete un regalino sofisticato dall'Egitto, venite a trovarci. Adesso una vera perla di charme, una panineria. Se volete mangiare con 1,50 euro, 2 euro, magari siete di pomeriggio, di fretta, anche la sera volete risparmiare, Yara è uno dei posti preferiti dagli charmensi egiziani, da chi vive qui, vuole mangiare con qualità e spendendo poco. Hanno moltissimi prodotti a base di latte fresca, dei dolci, il rosbellavan, quella crema freschissima che vedete, ma in più fanno anche tutta una serie di panini salati e non, quindi questa è la Wowshi, fanno anche gli hamburger. Costa molto poco, una panineria certo dagli interni spartani ma onesti, e con 1,50 euro si mangia bello. Se siete in zona, passate da Yara, questa è una chicca che solo chi guarda sto canale. Camminando più avanti si arriva a questo incrocio, ci sono molte scelte, ma per adesso andiamo a sinistra perché voglio far vedere Fares. Fares è il re della ristorazione a base di pesce a Sharm el Sheikh. Io mangio sempre da Fares perché hanno una catena logistica autonoma, hanno delle auto raffreddate che fanno avanti e indietro dal nord del Mediterraneo, quindi forniscono pesce fresco in continuazione. Se voglio pesce vado a mangiare da Fares. Poco lontano da Fares c'è Farana, la frutteria migliore a mio parere a Sharm Vecchia, è quella che offre una più ampia selezione di prodotti. Ci sono mango, guava, ciliegie in stagione, cocomero, ci sa tutto quanto. I proprietari parlano molte lingue, ti stampano il prezzo lì per lì, quindi sai quanto hai pagato, ti danno lo scontrino, nessuna fregatura. Accanto a Farana c'è Africano. Africano è un negozio molto carino, ha delle lampade belle, ma che si trovano altrove, anche al mio negozio, venite a trovarmi. Ma ha degli strumenti che sono davvero unici, perché il proprietario infatti egli stesso lavora sui liuti, quindi se venite qua e magari volete acquistare uno strumento musicale orientale, l'Africano è un'ottima opzione per voi. Poi ci sono anche darabuche e quant'altro. Qua dietro c'è Hassan Shisha. Ragazzi, come lo chiamate in italiano? Shisha, Kalyan, Narghilè. Se vi piace fumare quell'affarone lì orientale, Hassan Shisha è il re delle shisha. C'ha 3-4 negozi uno accanto all'altro, una selezione incredibile di prodotti. Se volete il tabacco, dopo vi faccio vedere un'altra chicca nascosta di uno che c'ha il tabacco al fakir a un prezzo ancora migliore. Ma in generale, per comprare narghilè e simili, questo c'ha di tutto, di più. Hassan Shisha, gli altri negozietti comprano da lui. Adesso mi sto un po' avventurando nei luoghi più remoti di Sharm, perché ci sono alcuni dei negozi come questo Priceless che sono tipo, come chiamarli quello? Insomma, non voglio dire tutti a 1 euro, ma insomma costano poco, non è che hanno una grandissima qualità del prodotto che offrono, non c'è il papiro sofisticato come potete trovare al mio negozio, contattatemi. Ma se volete comprare, che ne so, dei magneti per il collega che vi sta antipatico, non volete proprio spendere una lira, andate lì con 2 lire, comprate un sacco di roba, ripeto, non di fantastica qualità, ma fai sia contenta, insomma. Birra, vi piace bere birra, vi piace bere vino, vi piace bere whisky, a Sharm el Sheikh si trova, dovete un po' avventurarvi sempre nei vicoletti interi. Questi stavano tutti a ridere, stavo a scaricare la birra, non so quante birre si sono fatti prima che arrivavo io. Sono dei ragazzi simpaticissimi, c'è la stella, c'è stacco, tutto quanto. Nel canale c'è un video su Drinkies se volete ordinare online, qui i prezzi non sono scritti, dovete contrattare, chiedere prima, ma comunque se volete un fusto di birra, se volete un cartone di vino, sapete dove andarla a prenderle. Io praticamente adesso, ragazzi, ho fatto una sorta di circolo per tornare. Questo è il Fakir. Se vi piace fumare la shisha, conoscete probabilmente il Fakir, che è il tabacco migliore. E questo negozio, diretto da Mr. Maged, è il più grande che ha Master Fakir e anche altri accessori. Se cercate liquido per le sigarette, vape, IQOS, cartine, bong, volete fumare, venite qua, ce ne avete di tutto e di più. Lui è un grande, è una persona per bene, seria, mi fornivo da lui quando c'avevo il caffè al Ghirena City, c'ha anche le sigarette elettroniche, c'ha tutto, c'ha questo. Ma lì esce fumato anche se non hai fumato niente. Ragazzi, se siete in cerca di offerte speciali, volete perdervi nei vicoletti più remoti di Sharm el Sheikh, non vi preoccupate, vedete là dietro ci sono sempre i minareti della moschea, non vi perdete, e la gente
è tutta semplicissima, molto simpatica, ovviamente state attenti, insomma. Però se uno usa il buon senso, è un posto tranquillissimo, non ci si perde. Dico questo perché c'è gente che mette paura, perché io le escursioni le vendo, ma escursione alla Cervecchia, ma che la vendi a fa? C'è qualche ristorante, negozio o bazar che ho dimenticato di menzionare in questo video che si meritava una menzione? Scrivilo nei commenti. A Sharnelce guarda che mare, questa in realtà non stai a sognare, mentre ti bevi il cappuccino passa un cammello in vedui.